60 km di strade per lo più sterrate, un dislivello di oltre 1100 metri e 3 giorni di cammino. È la sfida di 5 fedeli che domani partiranno dalla Croce di Pozzuolo per arrivare a quella del Monte Catria. Un cammino che avrà l'obiettivo di riscoprire le bellezze del territorio e di avviare una raccolta fondi per la ristrutturazione della piccola chiesa del borgo di Pozzuolo dedicata a San Paterniano, il cui tetto versa in pessime condizioni. Da qui l'idea di dedicare il percorso tra le due croci al santo patrono della parrocchia. L'idea nasce perché la comunità di Pozzuolo adora il proprio territorio e spesso ci ritroviamo a camminare tra i nostri boschi, colline stupende sul nostro territorio di Colle al Metauro. E quindi da lì è nata l'idea, visto il periodo, perché non fare qualcosa, lanciare un messaggio positivo, un messaggio che portasse un po' di speranza. La camminata si articola in 3 tappe. La prima tappa parte proprio, come dicevo, dalla Croce di Pozzuolo e da lì arriveremo in prima giornata in una struttura collocata tra il Forsempronese e il Cagliese. Questa è la prima giornata e circa saranno un 28-29 chilometri. Dopodiché, nella seconda giornata, partendo appunto dal punto di arrivo della prima, arriveremo al monastero di Fontavellana, dove insomma ci ospiteranno i frati, siamo contenti anche di questo. Questa caratterizza la seconda giornata. La terza giornata, quella tecnicamente un po' più impegnativa, invece prevede la partenza proprio dal monastero di Fontavellana fino ad arrivare alla croce del Monte Catria. Insieme a Matteo Francolini ci saranno Davide e Andrea Zagagnoli, Filippo Mondini e Daniele Piccini. C'è una duplice finalità in questo evento, è una finalità socio-spirituale, chiamiamola così, in pratica si cerca di valorizzare il territorio, quindi questa camminata si utilizzerà per la riscoperta e il collegamento del territorio di Colle al Metauro e dei territori limitrofi, e la seconda finalità è quella di un ripristino della chiesa di Pozzuolo e verrà quindi fatta una raccolta fondi che potrà essere effettuata tramite bonifico bancario o PayPal. A che ora partirete domani? Domani mattina partiremo alle 6 dalla Croce di Pozzuolo, diretta a Facebook sulla nostra pagina Pozzuolo Colle al Metauro, potete seguirci lì con la presenza anche del sindaco e del prosindaco del comune di Colle al Metauro.